Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Matti Frago al 2.0. Oggi ragazzi analizzeremo la quarta parte dell'arte egizia, esplorando la terza parte dell'architettura templare di questa civiltà. Negli episodi precedenti abbiamo visto i templi divini, che abbiamo diviso in due categorie, i templi a cella e i templi solari. Esiste però un'altra categoria di templi, quelli funerari o cultuali, dedicati al culto del sovrano e del suo ka, uno dei numerosi sostantivi che indicavano l'anima egizia. Le prime costruzioni risalgono all'Antico Regno e avevano una struttura molto semplice. Consistevano in una cappella cultuale con una tavola delle offerte e due stele poste lateralmente. Durante la Quarta Dinastia gli edifici vennero ampliati e spostati ad est per orientare la struttura verso l'asse canonico dei templi, fatta eccezione per i templi di Nuserra da Abu Sir e di Userkaf a Saqqara, rimasti con l'antico assetto, a causa di carenze di spazi o alla presenza di antiche strutture non abbattibili. In questo periodo si creò il modello canonico del tempio funerario, che presentava un portale d'ingresso, poi un vestibolo colonnato, una sala ipostila, un atrio e un porticato arredato con numerose statue del sovrano. Lato occidentale c'era inoltre la sala delle nicchie, di valore rituale e simbolico, con le statue della titolatura completa del sovrano. A questo seguiva un serdab e dalla quinta dinastia una sala delle offerte con falsa porta sulla parete ovest. La tavola delle offerte è ereditata dal primo tipo di struttura. Attorno alla struttura si svilupperanno poi molti locali accessori, tra cui i magazzini. Questi locali erano riservati ai riti pubblici e alla classe sacerdotale. Come avvenne nell'Antico Regno per le piramidi, è con Mentuhotep II, nel Medio Regno, che gli Egizi cominceranno a dare il nome al tempio funerario del sovrano in carica. Mentuhotep II edificò il proprio tempio cultuale a Deir Bahari, il luogo dove nel Nuovo Regno venne edificato un affascinante e maestoso complesso templare. Qui, infatti, la regina Hatshepsut, dopo la morte del consorte Tutmosi II, cominciò ad ideare progetti edilizi di grandi dimensioni. Nessuno fu più ambizioso nella realizzazione di un tempio funerario autocelebrativo. Nello scenario maestoso dell'attuale falesia rocciosa, in un anfiteatro naturale, la regina eresse il proprio tempio. I lavori furono affidati a Senenmut, al quale fu chiesto di realizzare un monumento che avrebbe dovuto stupire attraverso i secoli, e il funzionario non fallì. Nessun architetto dell'antico Egitto ebbe una concezione architettonica così scenografica. Il monumento è una struttura terrazzata a tre livelli, che sembra fondersi con la falesia che lo circonda. Rampe separate da portici con colonne quadrate, certo per un lato dove sono protodoriche, collegano i diversi livelli. Le statue della regina sono collocate dappertutto ed è in questo luogo desertico, nei toni sfumati dell'alba o del tramonto, che le mura del tempio si illuminano in un magico bagliore, proclamando in eterno la santità e la grandezza di Hatshepsut. Considerato uno degli incomparabili monumenti dell'antico Egitto, il tempio di Hatshepsut è singolare ed è unico nel suo genere. Nonostante la località odierna risponda al nome di Deir Bahari, gli Egizi lo chiamavano Geser Geseru, ovvero santo tra i santi. La sacralità del luogo venne ampliata da Senenmut con degli abbellimenti ormai non più visibili. Dovete immaginare infatti che davanti alla rampa inferiore sorgessero degli splendidi giardini di piante esotiche, come l'incenso e la mirra. La struttura ascendente del tempio di Hatshepsut corrisponde alla classica forma tebana, che utilizza piloni, corti posti, corti solari, cappelle e santuari. L'area di Deir Bahari era il luogo sacro alla Dea Hathor ed è per questo motivo che all'estremità sud del secondo colonnato vi è una cappella per la divinità. La costruzione è costituita da due sale ipostile con pilastri e da un santuario profondo scavato nella roccia, preceduto da un vestibolo e dalla stanza per la barca sacra. La Dea Hathor viene spesso raffigurata come giovenca che esce dalla montagna, con la funzione di accogliere i defunti. All'estremità opposta è presente una seconda cappella dedicata ad Anubi. La terrazza superiore è costituita da un portico con 24 statue osiriache della regina, ritratta come uomo, e dall'entrata al santuario principale.
Quest'ultimo era costituito da tre stanze che si succedono. La prima era la sala della barca, che aveva sei nicchie nelle pareti nord e sud. Da tre giardini si accedeva alla sala della statua di culto di Amon, e a metà delle due pareti laterali si arrivava a due piccoli ambienti per la grande Enneade Eliopolitana. L'ultima stanza era la sala per la tavola delle offerte, dove verranno fatte offerte solo ad Hatshepsut. Era presente un tempio a valle e una parte dedicata al culto dei due grandi architetti, Amenofi ed Imhotep. La decorazione del tempio narra le gesta che la donna faraone fece durante il suo regno, e tra queste spicca la spedizione nella misteriosa terra di Punt, di paesaggio subequatoriale non ancora chiaramente situato. Accanto al tempio della regina sorgerà poi il tempio funerario di Tutmosi III, che rimane parzialmente distrutto, come la maggior parte delle statue di Hatshepsut distrutte da Tutmosi stesso. Il tempio di Hatshepsut sorge vicino al più antico tempio della zona, quello di Mentuhotep II, che vale la pena descrivere come struttura di intersezione tra il tempio classico piramidale dell'antico regno e quelli cultuali del nuovo regno. Probabilmente lo stesso Senelmut si ispirò a questa struttura per realizzare il tempio visto prima. Il sito fu ritrovato del tutto da Howard Carter nel 1899, quando il suo cavallo inciampò in una depressione, poi scoperta essere un accesso al tempio, e da lì chiamata Bab el-Hosan, ovvero Porta del Cavallo. Dal tempio a valle partiva una rampa processionale lunga 960 metri e limitata da muri alti 3 metri, che arrivavano al tempio funerario. La parte esterna del tempio è costituita da un portico con due file di pilastri, interrotti al centro da una rampa, che porta al piano superiore, costituito sempre da un portico con due file di colonne, di cui non rimane quasi nulla. Questo stile è caratteristico dei re della XI dinastia e dalle loro tombe a portico o a saffa. La parte centrale è costituita da una struttura quadrata di blocchi di pietra, eretti su un podio, circondati da colonne. Probabile tumulo primo, ricoperto di vegetazione. Sul lato posteriore si entra nella corte che porterà poi al corridoio della camera sepolcrale, scavata nella roccia, con un soffitto di blocchi intagliati dove Carter trovò l'immagine del faraone e non il suo corpo. Questo fece supporre a Carter che si trattasse di un cenotafio. Dalla stessa corte si giungeva poi alla sala ipostila, costituita da 80 colonne ottagonali, che costituiscono la prima sala ipostila della storia egizia, ispirata a quella di Ranefer di Calcare. Il punto focale era dietro l'altare dove si riunivano i sacerdoti. I rilievi e le statue sono tipiche di quelle dell'antico regno ed è curiosa la presenza degli auspici che sorvegliano il sito e di un'immagine di Horus sempre per lo stesso motivo, degli accessi e della sua poliucomunicazione con gli altri templi del sito, come uno dei classici templi solari. Dopo Tutmosi III e certo la misteriosa tomba di Senenmut e di numerosissimi altri funzionari della stessa dinastia, il sito venne abbandonato, ma non del tutto discosto, tanto che esso fa parte del grande complesso della necropoli tebana. Fin da Tutmosi I, nel nuovo regno, i templi funerari cominceranno a discostarsi dall'idea di sepolcro, spostato nella maggior parte dei casi nella Valle dei Re. Ma divennero l'idealizzazione della forza eterna del faraone, tanto da essere chiamati templi di milioni di anni. Uno in particolare realizzò un tempio leggendario, forse addirittura più grande del tempio divino di Amon a Karnak. Sorgeva nella degna località di Kom el-Ettan, la collina dei muri. Qui l'architetto Amenhotep, figlio di Apu, realizzò il gigantesco tempio funerario del faraone Amenofi III, il padre di Akhenaton. La struttura in sé era perfetta, con due grandi corti a tre enormi piloni in mattoni e di fango, che portavano alla corte solare o ipetrale. Queste aree aperte contenevano le statue di Amenofi e della regina Tiri, statue di coccodrilli, sciacalli e del sovrano seduto. Una serie di sfingi continua dal terzo pilone alla corte solare. Questa era un tempo circondata da colonne di papiri in arenale e altre statue,
che contenevano le liste dei prigionieri stranieri. Il dio Ptah, Socar ed Osiride sormontano la parte di una grande stele dove compaiono anche la regina ed il sovrano con testi che parlano degli edifici eretti dal re. Oggi è uno dei siti in pericolo come lo fu allora, quando la vicinanza al fiume, al terreno agricolo e la costruzione su fondamenti poco profondi finì per usurare i mattoni della struttura che crollarono per poi essere riutilizzati dagli egizi come materiale edilizio. Oggi ne resta poco, ma quello che ci rimane è anche il medesimo sul quale sono state avanzate leggende e teorie. Sono i famosi Colossi di Memnone, statue di 18 metri raffiguranti Amenofi seduto, con le mani sulle ginocchia e lo sguardo rivolto ad est, verso il fiume ed il sole nascente, come il tempio stesso. In basso sono presenti due piccole figure, la madre Mutemuia e la moglie Ti. Perché allora si chiamano Colossi di Memnone? Furono gli storici greci a chiamare uno di essi così, e poi l'appellativo si estese a tutti e due. Essi presero il nome dell'eroe Memnon, figlio della dea Eos, l'aurora e l'alba, e di Titone, perito a causa di Achille sotto le mura di Troia. Uno dei due colossi, infatti, emanava singolari rumori, all'alba, che gli antichi interpretarono come un saluto alla madre che si ripeteva ogni mattina. Ecco come lo scrittore Filostrato lo descrive nella vita di Apollonio di Tiana. La statua, rivolta verso il sole nascente, rappresenta un giovane ancora imberbe, ed è di pietra nera. I suoi piedi sono riuniti come nella statuaria dei templi di Dedalo, e le braccia si appoggiano ritte sul seggio, come se fosse in atto di levarsi da seduto. Essi decantano questo atteggiamento e l'espressione degli occhi e la fattura della bocca, in atto di parlare, e dicono di non averlo mai ammirato per tutto il tempo in cui questi effetti non riescono appieno evidenti, quanto nel momento in cui il raggio del sole cade sulla statua. Ciò avviene al suo sorgere, e allora non seppero frenare la loro immaginazione, poiché non appena il raggio tocca la sua bocca, la statua emette una voce, e gli occhi sembrano levarsi splendenti verso la luce, come fanno gli uomini che amano affissarsi al sole. Dicono allora di aver compreso che sembrano alzarsi in onore del sole, come fanno quanti venerano la leggenda divina eretti. Pare che i rumori terminino dopo il restauro di Settimo Severo. La nostra prossima tappa è il tempio funerario di Ramesse II, edificato a Tebe, non distante da quello di Luxor. Il nome è stato coniato da Jean-François Champollion, che lo chiamò Ramesseion, in sostituzione alla titolatura originale, Usermat Ra Setepen Ra, ovvero casa dei milioni di anni di colui che unisce Tebe ai domini di Amon. Fu uno dei primi templi costruiti dal sovrano, che si concluse dopo 20 anni di lavoro. Orientato da nord-est a sud-est, il tempio stesso comprendeva due piloni per l'ingresso, che conducevano al cortile del tempio. Oltre il secondo cortile si trovava una sala ipostila sorretta da 48 colonne, che circondava il santuario del tempio. Nel cortile si trovavano inoltre la statua colossale del sovrano, detto Colosso di Ozymandias. Come era d'abitudine, i piloni vennero decorati con scene di vittoria a Kadesh e da rapporti del sovrano con gli dei. Qui sorgeva una delle più grandi statue di Ramesse II, alta 19 metri e pesante 1000 tonnellate, di cui però rimangono solo dei resti. Quelli che si trovano nel secondo cortile includono parte della facciata interna dei piloni e una porzione del portico di Osiride sulla destra. Si possono notare statue del dio Mi. Sul lato opposto al cortile di Osiride si trovano altre colonne, che forniscono l'idea originaria dello splendore del sito, perché meglio conservate. Qui si trovano anche due particolari statue del re, una in granito rosa e un'altra in granito nero. 31 delle 48 colonne sono ancora in piedi e sono decorate con Ramesse che parla con gli dei. Parte del soffitto è decorata con stelle dorate su sfondo blu ed è ancora conservato in pittura.
I figli e le figlie del sovrano sono raffigurati in processione nelle mura a sinistra. Il santuario è composto da 3 camere consecutive con 8 colonne e una cella tetrastica. Parte della prima è ancora visibile. Accanto alla sala ipostila, come fece Amenofi III, mettendole alle sue ginocchia, qui Ramesse fece edificare un tempio dedicato alla madre Tui e alla sua Nefertari. Attorno al complesso sorgono i resti di sale di rappresentanza, alcune edificate in epoca romana e tolemaica. Sappiamo da delle fondamenta che prima della sala ipostila sorgevano un peristilio e 2 cappelle di un tempio edificato da Seti, che venne però abbattuto. Molto importante è anche il tempio funerario di Ramesse III, che sorge nell'antica zona di Demi, chiamata Meret. È molto suggestivo siccome, come avvenne per le altre nostre vecchie tappe, i copti occultarono con il fango, oppure con il gesso, gli affreschi, che si conservarono per molto tempo fino a noi. Le sue mura sono ben conservate e il complesso è circondato da una cinta di mattoni di fango, che furono fortificati. L'entrata passa da un corpo di guardia, detto Migdol. Subito all'interno delle mura, a sud, vi sono le cappelle di Amenartis I, Shabenerumet I e Nitocris, tutte divinizzate come spose di Iago. Il primo pilone conduce ad una corte aperta, contornata da delle statue di Ramesse III in veste di Osiride su un lato e, con le corone dell'Egitto e la consorte, su un altro. Il secondo pilone porta ad un peristilio colonnato con altre statue, da cui si passa ad una rampa che conduce ad un grande atrio ipostilo. Il sovrano è accompagnato qui dai prigionieri fatti in Nubia e in Siria. Il palazzo reale era collegato direttamente alla prima corte del tempio tramite la finestra delle apparizioni. È molto importante questo sito anche per le ricerche sui popoli del mare, che io stesso ho condotto, dove si possono ammirare le descrizioni delle lotte sul delta e della catastrofe sarda, probabile ispirazione della leggenda di Atlantide. Con questo abbiamo terminato il nostro viaggio attraverso l'architettura templare di questa popolazione. Ma il nostro itinerario attraverso questa civiltà è tutt'altro che concluso. Quindi, grazie dell'ascolto e noi ci vediamo in un mio prossimo video. Ciao ragazzi!